Con gioia, trepidazione, commozione celebro questa santa messa di ingresso in diocesi. E da subito chiedo l'intercessione dei santi patroni di Trieste, Giusto, Sergio, Servolo, Tecla ed Eufemia, e certamente di Maria, Madre e Regina. Un cordiale saluto a tutti voi, popolo di Trieste, cari amici arrivati da Cristo Re, da Cremona, gente santa del popolo di Dio. Grazie alle chiese sorelle che ci onorano con la loro presenza e la loro preghiera. Sono ansioso di conoscere. Grazie al Vescovo Atenegoras e al Reverendo Archimandrita Gregorio. Grazie ai Vescovi, un sincero grazie a tutti, ma permettete un saluto speciale ancora e pieno di gratitudine a Monsignor Giampaolo Crepaldi, a Monsignor Carlo Maria Rebaelli, al Patriarca Francesco Voraglia, e poi al Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, ai Vescovi Mazzoccato di Udine, Tomasi di Treviso, al Nunzio Apostolico in Slovenia e a tutti i Vescovi della Slovenia, la cui presenza davvero mi onora e mi commuove, gli Arcivescovi di Lubania, di Fiume, i Vescovi di Capodistria, Murka Sofova, Sobota e Ceglie. Grazie ai numerosissimi Vescovi impossibilitati di essere presenti, ma uniti con noi in preghiera. Ringrazio anche tutte le autorità presenti, a cominciare dai signori sindaci, e a quelle che mi hanno fatto pervenire il loro saluto. Autorità politiche, amministrative, militari, imprenditoriali, sindacali, rappresentanti della società civile, la cattedrale non riesce a contenere tutti, ma è stato bello poco fa incontrare le famiglie e i bambini al santuario di Monte Grisa. Abbiamo pregato perché la nostra Chiesa diventasse una famiglia di famiglie, come anche il Papa nella bolla ci ha indicato. Vogliamo lasciarci contagiare da quel sano stile familiare che trasuda di complicità, di pazienza, di reciproco ascolto, di corresponsabilità, pur dentro le fatiche, le stanchezze, le inadempienze che tutti ci portiamo appresso.